Siamo proprio arancioni. Ciao a tutti ragazzi, siamo i My Personal Pizza e oggi parliamo di quelle cose che fanno arrabbiare se ci pensi bene. Però cioè non è che fanno arrabbiare tanto, ma vale la pena comunque. Come ad esempio quando la gente ti interrompe. Non ti permette di parlare. Non ti ho interrotta. Tu mi hai interrotto adesso. Vedi, ti ho interrotto. Ah, sono riuscito. Io volevo dire la una cosa parte, però. No, ma dai, ma perché dopo? Ma parliamo effettivamente di robe che fanno arrabbiare. Allora, la prima roba che in assoluto fa proprio arrabbiare avrà funzionato malissimo questo sketch. Quando tu stai guardando qualcosa su internet, in generale magari la connessione prende un po' male e ti si blocca. Non funziona. Non funziona. Ma proprio se magari se stai guardando tipo un film, una serie TV su Netflix, ed è proprio il momento in assoluto, il climax, tipo la rivelazione che ti spiega 14 ore di serie TV, e si blocca. Si blocca. Quindi esatto. In realtà il figlio del senatore è... E basta, resta così, ma proprio poi non funziona internet per un mese, eh? No, cioè, ma tu non per, per mezz'ora, per mezz'ora, e tu devi uscire dopo 35 minuti. Quindi esatto. La cosa, sì, più bella quale? Invece, quando magari tu, cioè, sai che internet non va benissimo e chiami quelli dell'assistenza. Mamma mia! Che non solo non ti hanno per il culo, cioè ti rispondono per dirti, vabbè, faremo una segnalazione, oppure, cos'altro ti dicono, faremo... Un sollecito. Che vuol dire che prende un foglietto di carta strappato, scrive... Lecito, l'ho fatto, hai visto, e lo butta via, lo lancio in un esatto bucano. E un'altra cosa odiosa di questi qua, poveretti, è anche che prima che tu possa parlare con l'operatore ti mettono anche una di quelle canzoncine fastidiosissime e tu passerai per mezz'ora là per cercare di parlare con questo utente e nel frattempo c'è questa canzoncina che dopo ti risuonerà per il resto dei tuoi giorni là, così. Tu hai voluto rompere le palle al servizio di assistenza clienti e ti becchi il trauma psicologico delle canzoncine. Un'altra cosa che fa arrabbiare, ma che in realtà c'è proprio ti ferisce secondo me nell'orgoglio, e quando stai camminando per città con dei tuoi amici, che ne so, magari siamo magari con altri due amici, altri per due esempio amici, esatto, siamo con Lorenzo, immaginatevi anche Simone, no? E immaginatevelo, a un certo punto bisogna, ecco, camminiamo e a un certo punto però il marciapiede si restringe e cosa succede? Camminando, giustamente io faccio così, Simone resta là e tu e basta, resti dietro, ma tu così che ci resti malissimo, vieni palesemente escluso, perché dopo anche le due persone che restano davanti continuano a parlare, a divertirsi tantissimo, e tu quello che da dietro vedi è semplicemente questa cosa qua, tipo chiediti perché le persone si divertono tantissimo nel momento in cui tu resti indietro. No, la cosa curiosa di questa roba qua è che Lorenzino riesce a farlo anche quando siamo insieme io e lui. Pensate, che camminiamo ogni tanto, sono un professionista. Le cose imbarazzanti di camminare per manina e nel giro di due secondi, visto che lui ha le gambe lunghe, nel giro di due secondi mi ritrovo io a camminare dietro di lui. Quindi abbiamo visto. Sono città, che cammino, che marcio così. Città intere, io non ho visto nient'altro a parte le sue spalle, che sono delle spalle. Ma sei fortunata perché sono bello, anche da dietro. E quindi comunque, cioè, cos'è Parigi in confronto a guardar me? Ma passando a un po' di cose buffe e simpatiche che ci avete scritto voi, commento questa cosa che ci ha scritto Alberta Truppi, che tra l'altro ringraziamo perché ce ne ha mandati 6.000, quindi possiamo abbiamo ed erano materiale anche uno più bello dell'altro. Esatto, abbiamo materiale per i prossimi 45 mesi, ma uno che mi ha proprio colpito, mi ci sono ritrovato completamente, è quando tu ti sei messo la maglietta pulita, no? Sei tutto con magari la maglietta nuova da la sette... maglietta preferita. La mia maglietta preferita nuova che mi sono messo, che sono tutto che voglio mostrarlo al mondo, ma cosa fai? Appena te la metti dico, aspetta un piccolo angurino, aspetta che mangi una bruschetta con l'olio, e ovviamente cos'è che succede? Che la bruschetta con l'olio viene interamente assimilata, diventa parte del design della tua maglietta, sì. No? Questa cosa è una cosa in cui io mi ci ritrovo sempre, perché io mangio perché come un cavernicolo. Un disastro. Sì, io proprio... Lorenzino Sbrodolino lo chiamano, sì. Anche. No, la cosa che mi fa più ridere è un giorno. Tutti sul divano che stavamo guardando un film, eravamo noi due con un altro nostro amico, eravamo lì che stavamo guardando un film, a un certo punto ordiniamo le pizze e mangiamo le pizze, Lorenzino, sì. Si mangiava una pizza con i funghi. Buonissima. Va bene, tutto bene, così appunto ce la tagliamo così al volo, proprio da bravi ciccioni ce la mangiamo così sul divano. Sei distesi. Passa, proprio questi cartoni. Passa, io penso, un'oretta dopo aver finito di mangiare la pizza. Allora, c'ero io così che mi toccavo, mi grattavo, mi accarezzavo, non lo so, a un certo punto sento qualcosa di freddo e molliccio e dico, oddio che schifo, poi guardo e faccio, ah no, è un fungo! E me lo sono mangiato! Scusa, sì, ma l'ho pagato! Se non lo trovi tu, Lorenz, quel funghetto, poveretto, era ancora stava là, ma pensa tra le coperte quanti... del divano, cioè, che schifo! Pensa quanti funghi sono ancora là, cioè, la che schifo! Vabbè, ma quando li troviamo li mangiamo!
Che schifo, i funghi crescono nel bosco e ti fa schifo che restino nel divano, non ho capito. Un'altra roba che fa veramente incazzare, che secondo me all'interno di tutti i nuclei familiari succede, sì, è quando tu magari, non so, se al telefono ti dicono qualcosa al volo, tu pensi, beh, mi scrivo un appunto da qualche parte e così non me lo dimentico, no? Sì. Trovare una penna o una matita che funzioni, che faccia il suo dovere. Trovi tutte le, esatto, penne scariche, tu sei là che magari dici, beh, magari è ferma da un po', quindi ti metti a fare i cerchietti, rompi il foglio, segni il tavolo, non cambia niente, non succede niente. E dopo anche le matite, tu hai le matite, prendi la matita e dici, cosa, non si può scaricare una matita? E secondo voi ha la punta? Ma mai vista una matita con la punta? Ancora più cattive, che non è che non ha la punta, ma sono quelle matite che hanno la punta solamente da un lato e dall'altra c'hanno il legno. Che quindi se tu lo guardi nella direzione giusta dici, ah cazzo, l'ho trovata la matita con... No. Che in realtà quelle là anche scrivono. Scrivono se le tieni. Esatto, devi tenerle così e scrivono grosso così. Per le pitture rupestri tipo sulle, esatto, sulle borde. Esatto. E poi avanza voi, non parlare di matite, che voi siete quelli che si rompe la punta, le reinserite dentro e la portate. Io lo faccio, sempre, io ho passato una vita a reinserire. Perché a quel punto non è più un problema tuo. Cosa? Guardate che faccia che c'è Chris, cioè, lasciate stare quello che dico io, che è trascurabile. Fate vedere una cosa. Cosa? Guardate quanti menti che ho. Un'altra cosa che fa incazzare è il momento in cui tu magari sei a letto, no? Cosa si fa? Cosa fanno i giovani d'oggi a letto prima di addormentarsi? Cazzeggiano su Instagram. Però cosa succede? Che tu ti metti così, no? Disteso e cerchi magari di leggere qualcosa. Ma se dimentichi... È vero, di bloccare la rotazione. Come ci ricorda il nostro amico Sassin Hob, ve lo leggete qua sotto, ti salutiamo tanto e ti ringraziamo per averci reso facile il lavoro di leggere il tuo nome. E appunto che tu magari sei là che stai leggendo così, no, disteso orizzontalmente sopra il tuo giaciglio, e sei là che leggi. Il problema è che se ti sei dimenticato di disattivare la rotazione del telefono, tu vedi sta roba che gira ogni volta che tu ti giri, poi ti rigiri, poi gira, ed è tutto un giramento di robe, no? E qua aggiungo un'altra cosa, che questo, cioè, succede a me, ne parlavamo tante volte, e né a Lorenzo né a Simone succede mai, a quanto pare. Mai. E quando, appunto, magari a quel punto non sei disteso sul lato, ma sei proprio così, e dopo un po' però ti si informicola un po' la mano, perché a furia di star così il sangue non circola bene, per come saprà benissimo Lorenzino. E quindi dopo un po' ti cade questo telefono tipo sui denti, proprio in faccia, non lo so, pure ti scivola, e tu sei là, cerchi di prendere così. E insomma succede questa cosa. No, ma cosa state facendo? Un video. Che fate? Un video di roba che ci fanno incazzare. No, paura. Sì, c'è una cosa che mi fa incazzare. Le scarpe che inciampo ogni volta che entro, che mia figlia lascia lì. Beh, ragazzi, statemi bene e vi lascio a questi due. Bene, questo video finisce qua. Come sempre, se vi è piaciuto fatecelo sapere con un bel mi piace. Speriamo non vi abbia fatto troppo arrabbiare, ma vi abbia fatto arrabbiare il giusto. Scriveteci anche qua sotto nei commenti le, esatto, cose che vi fanno arrabbiare. Non lo so, probabilmente anche ci scriveranno, ci fa arrabbiare i video dove voi vi arrabbiate, esatto. Non lo so, ecco. Bene, se non siete ancora iscrivetevi, campanellina, clicca. Ciao a tutti e buona pizza. Ciao. Mannaggia te! Mi picchia, mi picchia. Non è vero, no, avete visto tutti che era il suo... Tutti lasciano un segno.